Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, stamani siamo qui, ragazzi, con un nuovo video in occasione del centenario dell'Empoli. Ragazzi, c'è stata un'iniziativa particolare, appunto, e vi volevo appunto far vedere un po' quello che ho comprato, ragazzi, per l'occasione. Allora, abbiamo l'album, ragazzi, delle figurine dell'Empoli, tutto interamente dedicato all'Empoli, ragazzi. Io l'ho già sfogliato tutto, quindi insomma, adesso andiamo a vederlo insieme, ragazzi. È un album che con l'album, una scatola appunto di figurine che contiene 50 bustine, più ragazzi, vabbè, questa maglietta che vale poco. Ho pagato, ragazzi, tutto intorno alle 40 euro in tutto, insomma. Allora, andiamo, ragazzi, un po' quindi a vedere, ragazzi, tutti i vari capitoli dell'album. E ho pensato appunto di fare questi video per cambiare un po', ragazzi. Mi sembrava appunto un'occasione buona insomma, con l'arrivo appunto di questo album. Fatemi sapere, ragazzi, sotto appunto se vi piace, se appunto volete che vi porti lo spacchettamento, ragazzi, di tutte le bustine. Le figurine sono appunto 50 bustine, più mi sono ritrovato appunto nel pacco anche queste, non so appunto se me le hanno messe per il fatto che hanno ritardato la spedizione. Andiamo un po', togliamo questa che non serve e le figurine. Andiamo, ragazzi, un po' appunto a sfogliare l'album. Allora, è un bell'album, ragazzi, bello appunto, bello pesante, una bella copertina. Aspettate un attimo, vi dico quante pagine. Sono addirittura 145 pagine, ragazzi, quindi insomma è un bell'album. Allora, se sentimento Empoli, ragazzi, si sono appunto in realtà aumentata, vuol dire che praticamente scaricando un'applicazione sullo smartphone con alcune figurine, ragazzi, si riesce appunto ad inquadrare con il codice QR. E appunto sul smartphone partono appunto de dei video, ragazzi, dove appunto si può rivedere magari dei goal, delle azioni particolari. Allora, andiamo, ragazzi, a sfogliare l'album. Ok, qua appunto si spiega il discorso del QR. Questo è tutto quello appunto che c'era dentro la confezione. Qua c'è una piccola introduzione appunto del presidente Corsi. Qua appunto è la leggenda delle figurine. L'album bello peso, pagine belle grandi, qua appunto c'è tutto l'indice appunto dei vari capitoli dell'album, perché appunto non è appunto de dedicato a tutte le scuole, interamente, ragazzi, de dedicato all'Empoli questo album di figurine per i 100 anni della società, ragazzi. Capitolo 1, maglie storiche e scudetti mitici, quindi appunto qui abbiamo tutto il capitolo dedicato appunto alle varie maglie anno per anno, ragazzi. Vedete, prima maglia, e qua insomma via via tutte le varie maglie, ragazzi. Questa storica con il marchio San Montana, Computer Gross. Quindi questo tutto dedicato, ragazzi, alle varie maglie appunto dell'Empoli anno per anno. Poi, ragazzi, ca secondo capitolo a Marcord, praticamente i primi anni appunto di storia dell'Empoli. Abbiamo un capitolo appunto de dedicato a quello che sono stati appunto i primi anni della società, ragazzi. Vedete la prima gara giocata, per esempio, pure la prima vittoria a questo torneo, addirittura di Serie C del 1945, appunto con le varie figurine abbinate a degli eventi particolari. Qua sempre questo capitolo qua, vedete un po', poi ci sono appunto anche delle belle immagini, come vedete. Ecco qua, terzo capitolo, i capitani dell'Empoli, ragazzi, un capitolo appunto dedicato a tutti i capitani, ragazzi, quelli insomma più importanti appunto dell'Empoli. Qui appunto si parte con Moro, ragazzi, appunto, che detiene il record appunto di presenze. Con l'Empoli mi sembra 350 presenze, ragazzi, con 9 gol, solamente il simbolo, ragazzi, giocatore appunto che ha fatto la storia dell'Empoli, ragazzi. E qua si parte appunto con i vari capitani. C'è Baldini che adesso è un preparatore tecnico.
riposa c'è tutte le varie figurine dei capitani, ragazzi. Appunto, qua abbiamo, come detto, Moro, Davide Moro con la sua figurina, che poi vedremo se la troverò, ragazzi. Quarto capitolo, quello dedicato ai bomber, ragazzi. Appunto, si parte con Caputo, che vabbè, lo conosciamo tutti, non vi sto a dire niente, ragazzi. Due stagioni, veramente tantissimi gol in Serie B e in Serie A. Vedete poi, ragazzi, Ciccio Tavano, anche lui veramente un grandissimo, ragazzi. Detiene il record dei gol con l'Empoli, ragazzi. Il bomber più, appunto, più proficuo dell'Empoli. Quindi tutto il capitolo dedicato, appunto, ai bomber, ragazzi, di Natale. Appunto, è bello perché si riesce, appunto, anche a vedere, appunto, quali sono stati, ragazzi, tutti i giocatori che, appunto, hanno vestito la maglia dell'Empoli. Poi, quinto capitolo, ragazzi, quello, appunto, dedicato ai portieri dell'Empoli, appunto, con la prima pagina, con una dedica, un pensiero, appunto, del giocatore, in questo caso, appunto, Di Balli, ragazzi, che anche lui ha fatto veramente tantissime presenze nell'Empoli. Qui abbiamo, ragazzi, Bassi. Vedete tutto il capitolo dedicato ai portieri. Poi, ragazzi, sesto capitolo, i difensori insuperabili. Che abbiamo, appunto, ragazzi, Di Lorenzo, appunto, una dedica sua di Lorenzo, anche lui 2 stagioni ha veramente, ragazzi, un giocatore pazzesco di Lorenzo. Qui, ragazzi, Tonelli, un ragazzo cresciuto, appunto, nelle giovanili dell'Empoli, appunto, con la sua figurina. E qua tutti, appunto, i difensori più importanti, ragazzi, che hanno vestito la maglia dell'Empoli. Vediamo anche qui, ragazzi, Cribari. Qui appunto c'è Pasquale, che appunto è stato 3 anni ad Empoli, ragazzi. Poi qui, ragazzi, appunto, i due difensori preferiti di Sarri, Mario Rui ed Isai, anche per loro, appunto, 2 figurine, ragazzi, appunto, dedicate anche a loro. Poi, ragazzi, abbiamo il settimo capitolo, appunto, quello dei centrocampisti instancabili, tutti i centrocampisti più importanti dell'Empoli, ragazzi. Qui Valdifiori, che appunto è stato nell'Empoli, appunto, nelle stagioni di Sarri, grande centrocampista, anche Valdifiori. Poi, ragazzi, Pane, che non so se qualcuno se lo ricorda, è, insomma, diciamo, degli anni 90, 96, 97, 98. Pane, anche lui grande centrocampista, Alessandro Pane. Qua qui tutto il capitolo dei centrocampisti, ragazzi, come potete vedere. Poi l'ottavo capitolo, ragazzi, quello dei fantasisti, i famosi trequartisti, ragazzi. Appunto, c'è, cioè, la prima pagina dedicata, appunto, con la dedica di Igli Van Nucchi, ragazzi, giocatore, appunto, che ci ha portato, appunto, in Europa. Vedete qui, ragazzi, Saponara, anche lui grande trequartista sotto la gestione di Sarri. Poi si è un po' perso Saponara, però, ragazzi, grande giocatore passato da noi. Qui, ragazzi, Giovinco, se ve lo ricordate bene, anche lui protagonista, appunto, della qualificazione in Coppa UEFA, appunto, che all'epoca si chiamava Coppa UEFA, ragazzi, Giovinco. Poi il nono capitolo, ragazzi, è appunto dedicato agli attaccanti e alle ali. Qui, ragazzi, ancora Ciccio Tavano, ragazzi, ancora lui, eccolo qua, appunto, quello detto che detiene il maggior numero di gol. Poi, ragazzi, Ciccio Caputo, Big Mac Maccarone, ragazzi, eccolo, un grandissimo in coppia con Tavano. Poi, ragazzi, appunto, qua abbiamo Di Cappellini, anche lui che ha appunto vestito la maglia dell'Empoli insomma, nel 97-98. Qui, ragazzi, Esposito, Carmine Esposito, anche lui grandissimo bomber, non so se nessuno, appunto, di voi se lo ricorderà, ragazzi. Capitolo 10, appunto, le vittorie e i gol più belli, quindi, appunto, ragazzi, la vittoria, appunto, dell'ultimo campionato di Serie B. Quelle, appunto, sono state, appunto, le vittorie più belle, ragazzi, dell'Empoli. Qui, appunto, ogni figurina illustrerà un evento singolo. Quindi, ragazzi, appunto, così. Poi capitolo 11, ragazzi, le squadre vincenti, praticamente un capitolo dedicato alle squadre più vincenti. Abbiamo praticamente ogni figurina con la foto, praticamente, di squadra. Per esempio, la prima squadra, poi qui la prima promozione in Serie A, e insomma tutto diviso, appunto, per punti.
Allora, qua ragazzi, qui appunto abbiamo, ecco, infatti c'è, qua per dire ci illustra praticamente la formazione, quella del settimo posto, ragazzi, quando siamo andati appunto in Coppa UEFA, quella con, insomma, con Pozzi, con Giovinco, e il settimo posto, ragazzi, è stata appunto la stagione sicuramente più bella dell'Empoli. Poi proseguiamo, ragazzi, soltanto a pagina, quasi pagina 100. Capitolo 12, ragazzi. Gli allenatori carismatici, cioè gli allenatori più importanti sono passati appunto da Empoli, grandissimi, che poi sono diventati grandissimi nomi. Qui abbiamo, ragazzi, Sarri, come scordarsi appunto di Sarri. Cagni, ragazzi, è stato protagonista della qualificazione in Coppa UEFA. Andreazzoli, no, nonno Andreazzoli, ragazzi, appunto l'ultimo allenatore che ha vinto il campionato. Giampaolo, ragazzi, è quello di grandissima stagione nel 2015-2016 con Giampaolo. Poi, ragazzi, capitolo 13 è dedicato ai presidenti, ragazzi, dell'Empoli. Non poteva mancare, ragazzi, in apertura l'attuale presidente Fabrizio Corsi, ragazzi. Qui c'è poco da dire, ragazzi, presidente appunto 30 anni alla guida dell'Empoli, grandi acquisti, grande gestione economica, c'è poco altro da dire. Ecco sempre il Corsi, e qua ragazzi appunto capitolo 14, la maratona azzurra, ragazzi, la maratona azzurra, speriamo davvero di poter tornare allo stadio, il cuore, ragazzi, del tifo, del nostro tifo, ragazzi, e insomma mi ci metto anche perché anche io, insomma, vado appunto in questo settore, ragazzi, quando mi vado appunto a vedere le partite del mio, vado appunto in questo settore qui, nel settore più caldo, insomma, anche io sono nel settore appunto della maratona, ragazzi, che appunto abbiamo diverse appunto figurine appunto con le coreografie appunto con i gemellaggi magari e tutto quanto, insomma, vedete il gruppo storico, la curva d'altri tempi, ragazzi, i colori azzurri, ci sono appunto diverse figurine. Poi, ragazzi, capitolo 15, quello appunto è dedicato alla squadra appunto del centenario, cioè la squadra di quest'anno che è guidata appunto da Mister Dionisi. Qui abbiamo Dionisi in prima pagina, poi, ragazzi, appunto sarà la sezione dedicata, ragazzi, appunto alla squadra di questa stagione, che vi ricordo che è prima in classifica per il momento, quindi sono tutte le figurine dei vari giocatori di quest'anno, ragazzi. E poi, ragazzi, appunto, capitolo 16, la casa azzurra, e praticamente, ragazzi, c'era appunto qui tutte le foto appunto dello stadio Castellani di adesso, e quello, ragazzi, speriamo appunto che sarà con la costruzione, se e mai, ragazzi, del nuovo stadio. E poi, ragazzi, quindi niente, andiamo ovviamente a chiudere con le giovani promesse dell'Empoli, appunto con la primavera, con le giovanili, ragazzi, tutto appunto l'elenco dei vari giocatori con delle figurine. E poi, ragazzi, la squadra femminile, capitolo 18, che ci sta dando grandi soddisfazioni in Serie A, ricordo, ragazzi, la squadra femminile dell'Empoli, che abbiamo appunto anche una sezione dedicata appunto al calcio femminile, ragazzi. E poi in fondo, qui, ragazzi, abbiamo appunto una sezione appunto con le figurine delle caricature dei vari giocatori, che appunto saranno da mettere appunto su queste pagine, ragazzi, appunto per dar fuori questa squadra composta con le caricature. E, ragazzi, niente, poi l'album va praticamente a finire con questa pagina qua, dove appunto sul sito internet possiamo appunto farci stampare una fotografia con la nostra faccia, e la possiamo mettere qua, insomma, su quest'ultima pagina. E poi, ragazzi, appunto, nel caso che si voglia far firmare dai giocatori appunto questo album, c'è una sezione apposita. E, ragazzi, l'album appunto finisce qui, ragazzi, e niente, fatemi un po' sapere, ragazzi, appunto, se questa serie vi fa piacere, ragazzi. Io appunto dal prossimo episodio andrò appunto ad attaccare un po' di figurine, lo faremo insieme, in modo, insomma, da fare una cosa un po' diversa. Fatemi sapere, ragazzi, appunto, se questa cosa vi piace. Niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, like, commentate, condividete. Un saluto a tutti, ragazzi, e ciao!